Ben arrivato, va bene. Finito, bere un... La verità, ciao, che abbiamo parlato tante volte. Sì. Attenzione Franco. Bello, ciao. L'unica cosa che voleva sapere la Bianca. Ma che dobbiamo chiamarla adesso? È se ti sei emozionata oppure no. Secondo te? Eh? Ma sì, dei tuoi figli, 10 giorni da sapere. Penso che anche loro però, eh. E quindi 10. Tutti bravi a raccontare balle. Così. No, niente. In particolare. Però bravo. Hai chiamato la gente giusta. Bravissimo. Con la collaborazione. Una bella... Non mi sbaglio. Dai, basta. Ne mancano ancora due comunque. Che cosa? Che ti stanno arrivando. Mi amici, guarda anche Alessandro, mi fa super piacere. E poi 40 anni qua rimangono forti. Ma loro due hanno più o meno la stessa età? Più o meno, sì, no? Sì, sì, dai. Che bei ragazzi qua. Fai ciao. Vuoi io? Ciao. Guarda chi c'era dentro. Guarda chi c'è qua. Camilla, di ciao, mandi i bacini Camilla, mandi i bacini. Mandi i bacini. E questo è tuo papà. Grazie. Bella. No, no. Sei. Dove vuoi? Sono molto grato, eh. Ah sì, oggi che hai fatto un po' una mezza gaffa, ti veniva quasi da dire anche la nonna oggi, sì, è stato un po', vabbè dai, comunque è stato bellissimo, sono contenta. Ascolta, mi mancate, mi dispiace che non ci siate voi qui. Sarebbe stato bello, però tanto noi siamo sempre insieme, vero? Un po' eccessivo, ma c'è stato per giù, invece tutto dal biglietto. Però perché pensato che succede qualcosa il giorno prima, il 30 settembre, che uno esce a volo. C'è te una cosa, c'è te una serie. Guarda che sei preso. Se la volta che cade su computer, su quel server, c'è una posizione, immagine. E se passa la stasera, qua che pare qui. Ma che ragazza Stefania su? Ma sì. Chi sei voi? French? No? No, 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 lei c'è questa. Eravamo su dietro, facendo non c'eravamo tutti. No, ma c'è la Stefania. C'è la foto di Stefania da giovane, anche lei c'è. Oh mamma mia, no, non puoi.
No, grazie. No, non c'è il sefà. Non c'è la sefà, non c'è lo sefà. Appena lo alzo. Dentro c'è un regalo. Ciao. Saluta la bambina. Saluta Camilla. Saluta che poi ti vedono la Bianca e la Benedetta. Sì, di ciao Bianca, ciao Benedetta, manda un bacino. Ciao. Bravissimo. Stai registrando? Sì, con tutta la serie che registro. Poi faccio un bel filmino. Ma chi è stato? Quello c'era il centrale, prego. Guarire. Fammi vedere la foto. No, l'ho fatta sparire. Dopo un anno fa? Sì. Dopo un anno fa? A casa, arrivato, per i mobili. A vai Betta! Attraverso il mio io! Zitti però! Tito! Tito! Vai Tito! Così! È un pomeriggio di tarda estate. Filma quando dal duro lavoro a 6 provate zia Gitta e zia Gabriella ricevono la lieta novella. È nata Stefania, splendida bambina, che della famiglia presto sarà la regina. Per la gioia di mamma Nadia e di papà Gianfranco, che di festeggiarla non sarà mai stanco. Il tempo passa in fretta, si sa, e Stefania cresce in intelletto e beltà. E a rendere la sua vita ancor più gioiosa, prima dei 3 anni riceve un bel pacco rosa, dal quale esce, come per incanto, Elena, la sorella che aspettava tanto. Con lei trascorre momenti felici e momenti duri, ma sempre protetta dagli affetti sicuri. Già alle superiori una brava ragazzina, così si decide per l'Università Triestina. Ma ben presto la brillante carriera universitaria a malincuore abbandona per un futuro da bancaria. Le passeggiate verso il lavoro lungo le riviere rallegravano le sue uscite mattiniere. A passi lunghi correva in ufficio ogni mattina e alla sera usciva con la sua coinquilina. In quei mesi ha conosciuto Betta, che è ancora oggi la sua amica prediletta. Nonostante gli innumerevoli corteggiatori, 2 soltanto saranno i veri amori. Ed è Angelo che ha concesso la mano, cedendo senza remore al fascino trevigiano. Dopo solo 4 anni di vita spensierata, la tranquillità coniugale viene sconquassata
e con l'arrivo della tanto attesa Bianca, la Steffi non poteva più essere stanca. Ma a mettere in riga definitivamente la coppietta nel 2002 ci ha pensato Benedetta. Allevare due figlie, si sa, non è una stupidaggine, dovendo fare i conti con la sua proverbiale sbadataggine. Nonostante ciò, è doveroso constatare che sempre egregiamente se l'è saputa cavare. Nell'ambiente di Vittorio Veneto si è inserita magnificamente, anche perché di certo non si fa mancare niente. Capelli curati, vestita in modo ricercato, un appuntamento dall'estetista non l'ha mai saltato. Ma si interessa anche di cultura, naturalmente, cura il corpo ma anche la mente. Questa storia è iniziata negli anni 70 e a oggi Stefania ne compie 40. Con questa filastrocca facciamo gli auguri, sperando che basti anche per gli anni venturi. Con affetto, Gitta Giulia, Francesco e la consulente esterna Caterina Mazzini. Bello che io, la mia amica Alessandra, nonché la mia parrucchiera, se l'ho detto, non potrei mai sopravvivere ad una festa in cui sono io la protagonista, non mi piacerebbe per niente, non ce la posso fare. Ma chi è che è la tua parrucchiera? Dai, Ale è la migliore. Tu l'hai detto. Ale è la roia, ti supporto tutta. Anche no, anche no. Tanti auguri a te, tanti auguri a te, tanti auguri a Stefania, tanti auguri a te. No, non sei da qui, e di certo no, non sei da più sereno. Quello che ti do stasera è questa canzone, onesta e sincera. Certo che potevo, sai, approfittare di te, e dopo come facevo a fare senza sé. Meglio che rimani